Franco, c'è tanta gioia, una bella vittoria, ma soprattutto un bel successo organizzativo, quello del gruppo della Cervis e del gruppo del Bergamo. Insomma, una stagione non si vince solo con le moto, ma con il gruppo. Ma qui non è il gruppo del Bergamo, siamo tutti noi, tutti italiani che siamo venuti, come ripeto, qui in questa terra per noi sconosciuta, a organizzarla, a gestirla. Sappiamo che qui oggi si è vinto sulla sabbia e la sabbia non è il nostro territorio, il nostro mondo. Intendo cosa, sti ragazzi hanno tirato fuori veramente le loro capacità e l'anima, gestiti in maniera veramente capace da loro, e le vittorie così relativamente sofferte ma di squadra restano il loro cuore sicuramente nella loro carriera, sono stati veramente grandi. Franco, Fortaleza 2003, poi arriva il Cile 2007, adesso l'impegno va in Messico 2010, ancora una volta un altro sforzo organizzativo della Cervis. Ma adesso noi dobbiamo un attimo riflettere, a riposare un attimo, vedere che cos'è questo chiamato Messico. Non ho idea, non sono mai stato, non ho assolutamente la minima percezione di come può essere. Adesso ci vogliamo gustare questa sera la nostra festa, la festa di tutta la nostra bandiera. E c'è una cosa che tu sai, quando c'è stata la sfilata su 30 paesi il nostro inno non è uscito, io non so se era il disco che si era rotto, siamo sfilati quasi in silenzio, è stato già un piccolo messaggio, un presagio, e questa sera l'inno non è più dei 30 paesi ma sarà solo il nostro, e questo vale veramente 30 volte di più degli altri. Grazie Franco! A voi, a voi.